Siamo tornati a Radio Design anche il sabato mattina, non ci fermiamo mai. Questo è l'Istituto Italiano di Design. Oggi sono in compagnia di Claudia Ioan, con la I, giusto? Non devo sbagliare, Massimiliano Tuveri. Eccoci, buona giornata. Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo in compagnia di due fotografi, quindi vi chiedo di anche la vostra realtà, che è Officine Creative Italiane. Vai Claudia, parti tu che sei la presentatrice Vai ufficiale tu, Claudia. Di Officine Creative Italiane. Allora, Officine Creative Italiane, una nuova associazione neocostituita ma operativa nella pratica empiricamente già nella realtà di Perugia da anni. Siamo due fotografi, come abbiamo detto, siamo quindi impegnati sia nella produzione fotografica sia nell'attività didattica relativa alla fotografia come docenti FIAF. Siamo dentro la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che è la più grande realtà che raccoglie, diciamo, tutti gli appassionati, gli amatori, ma anche tutte le associazioni d'Italia, in un numero di 50.000 persone. In sostanza stiamo cercando di creare un polo della fotografia qui a Perugia, dove magari iniziare sì con la didattica, perché il passo successivo che vogliamo è quello di realizzare una agenzia che produce fotografie, e quindi in un certo qual modo con la didattica ci è utile, perché così formiamo in casa i fotografi del futuro, in sostanza. Bene, bene. E allora voi siete qui anche perché collaborate, diciamo, per la parte fotografica con una rivista, giusto, che si chiama About Umbria. Sì, About Umbria Magazine, versione online, versione cartacea, da collection. Noi ideiamo, curiamo e realizziamo in toto il progetto fotografico della rivista, e che ha una particolarità. Adesso è al numero 2, c'è stato un numero 0, un numero 1, siamo al numero 2, il black. Ogni numero è incentrato su un colore. Ecco perché dicevi il black. Il filone tematico è dato dal colore, però poi la declinazione è ampia, a 360 gradi, e verte su tutte le eccellenze dell'Umbria, quindi a partire dall'arte, naturalmente, il patrimonio architettonico, però poi spaziando anche a tutte le produzioni, quindi anche al prodotto, a tutto quello che offre il territorio. L'arte, il design. Tutto, anche il design, certamente. Certo. Considera che l'idea di base è... ci è piaciuta tantissimo sin dall'inizio, in quanto praticamente dovevamo andare in giro, cioè chiaramente si fa una riunione di redazione e poi si parte in giro fisicamente, si vanno a visitare queste eccellenze. Considera che la particolarità è questa, perché oggi come oggi una rivista potrebbe acquistare comodamente, certo, online le proprie fotografie, invece in realtà la politica proprio di questo magazine è quello di andare fisicamente lì, vedere e trovare, conoscere questa eccellenza, e quindi fotografarla e poi renderla meglio, diciamo, nel magazine. C'è anche, sì. No, prego, dimmi. No, dicevo, quindi come fotografi proprio creiamo una sorta di circolo virtuoso all'interno della redazione, quindi tra chi scrive l'articolo, naturalmente c'è il progetto grafico, che è importantissimo per la rivista, sia per l'online che per il cartaceo, e poi noi interveniamo proprio per ideare e realizzare dei contenuti visivi ad hoc proprio per ogni tematica, insomma, affrontata. Certo, no, io anche ho visto la rivista, devo dire anche il sito online è tantissimo curato. C'è anche un altro progetto di cui mi parlavate che si chiama Stay in Umbria, giusto? Esattamente, Stay in Umbria è un altro magazine, diciamo che viene stampato come un tabloid mensile, sostanzialmente si occupa dei borghi più belli d'Italia, considerando che in Umbria ce ne sono tantissimi. 27. Esattamente, su... veramente 300 comuni che ci sono in Umbria, quindi... Certo, quindi sì, esatto. 30%. La percentuale è fortissima. Anche lì la grafica è curatissima, e qui siamo nell'Istituto Italiano di Design, quindi, e quindi diciamo è importante. Sottovoce. Esatto. Se no non vi avremmo invitato. Esatto. Ti ringraziamo comunque di questo invito. E la particolarità di questo magazine, anch'esso, che è completamente gratuito, ha una tiratura di 10.000 copie, quindi è una cosa veramente importante, e per quello, praticamente per quanto riguarda il discorso fotografico che curiamo sempre noi, coinvolgiamo i ragazzi della nostra masterclass di fotografia, quindi persone che noi abbiamo formato, che conosciamo benissimo, sappiamo come fotografano, e di volta in volta, a seconda degli articoli che ci vengono recapitati, noi li mandiamo nei vari posti per eseguire il report fotografico.
Bene, so che avete anche dei progetti in cantiere, non so se se ne può parlare, nel senso che moltissimi. A breve avrete anche una sede qui in centro, giusto? Ah sì, 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 è di imminente apertura, veramente imminente, infatti ormai i primi di settembre saremo operativi proprio via Bruschi, quindi esattamente in pieno centro storico di Perugia. No, la particolarità è una, scusami, è quella che cerchiamo, diciamo, nel realizzare questa associazione, di non fare il solito discorso del circolo di fotografia chiuso in se stesso, ma a realizzare una vera associazione di persone, cioè un insieme di persone che in qualche maniera vanno intorno alla fotografia, ma che realizzano anche dei progetti, no, interessanti. E per questo cerchiamo appunto collaborazioni, di queste penso che ci sarà col vostro fantastico istituto. Sì, ma infatti quello che vogliamo creare anche qui è uno spazio aperto al confronto, alla condivisione, e quindi un luogo aperto sempre per chiunque sia interessato, appassionato e voglia scoprire qualcosa del mondo della fotografia contemporanea. Per chiudere, mi avete detto prima che farete anche degli eventi dove racconterete proprio la vita dei fotografi o comunque in generale. Esattamente. Su questo. Io e Claudia già teniamo da diversi mesi degli incontri che si chiamano Intersezioni, e li abbiamo tenuti sempre alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni, lì perché abbiamo una sorta di accordo con le biblioteche comunali di Perugia. Questi eventi ce li hanno richiesti, e quindi partiremo dai primi di settembre a Palazzo della Penna. Lì partiamo da un fotografo famosissimo e da quello, diciamo, ogni volta diverso. Esatto, e da quello andiamo ad analizzare tutte le commissioni, quindi con l'arte, con la pittura, con la letteratura, col cinema, con la musica. Esatto, e quindi è una cosa molto interessante. Bene, conosciamo già le prime date, così le diamo? Le prime date sono top secret, però comunicheremo. Le riveleremo. No, comunque, diciamo che dovrebbe essere intorno a fine settembre. Perfetto, perfetto. Così quando iniziano anche i corsi, magari. Sicuramente. Allora, date dei riferimenti, così andiamo a scoprire poi quando ci sono le date. Allora, sicuramente, ovviamente, la pagina Facebook di Officine Creative Italiane, lì troverete senza dubbio tutto quanto. Abbiamo anche un sito che è officinecreativeitaliane.com. E appunto qualsiasi tipo per i discorsi nei social, eccetera, certo. Siamo presenti in tutti i social. Per chi fosse interessato poi alla rivista, appunto, il sito è aboutumbriamagazine.it per la rivista online. Bene, bene, andate a vedere le foto realizzate per Umbria Jazz, che erano molto belle, per quello che ho verificato. È stata una bella esperienza, quella di Umbria Jazz, sicuramente. Bene, allora ringraziamo ancora Claudia Massimiliano. Grazie e ci rivedremo probabilmente molto presto. Prestissimo. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima. Chiudo le dirette anche qui in digitale.